Dottore Rizzo, quello che è un nuovo reparto, ma che in realtà è semplicemente un'attivazione. Sì, è un nuovo reparto come location, come attrezzature, come ambienti che come vedete sono assolutamente nuovi. In realtà la nostra attività comincia nel 1968 come divisione allora immaturi dell'ospedale dei bambini di Cristina, che poi nel corso degli anni ha cambiato denominazione, ha cambiato sede, ha cambiato personale ovviamente. Io sono dal 1974 in reparto. Sono entrato come specializzando, poi assistente, aiuto, finché ho avuto la responsabilità. E devo dire che ha mantenuto nel corso di questi quasi 40 anni la sua individualità, la sua professionalità e soprattutto quello che è stato un po' inculcato a tutti noi dal primo primario che è stata la professoressa Elda Pucci, che noi ricordiamo più che come sindaco, come neonatologo, come medico appassionato, come grande amica dei bambini. E lei ci ha insegnato questo concetto dell'attenzione morale, cioè di un'assistenza fatta di spirito scientifico, di tecnologia, ma anche di passione umana, di attenzione ai bisogni dei bambini e delle famiglie. La nuova struttura e i nuovi strumenti che sono stati acquistati da questo ospedale così tanto bistrattato finora, come potranno aiutare gli utenti? Ma devo dire che questa nuova amministrazione dell'azienda si è contraddistinta subito per la grande attività, per il grande ascolto alle esigenze non tanto nostre ma della nostra utenza e ha investito tanto in tecnologie di alto livello, moderne e di grande qualità. Naturalmente i progressi tecnologici e le esperienze, il grado di cultura scientifica accumulata negli anni consente oggi la sopravvivenza di neonati di peso estremamente basso o di età gestazionale molto immatura che fino a non molti anni fa erano destinate a morire. Noi abbiamo sopravvivenza anche di neonati di peso inferiore ai 500 grammi e inferiore alle 24 settimane di gestazione. Questo è reso possibile certamente dalla tecnologia moderna.